Lo Sport, in collaborazione con Rossi Mobili, smobilita. Le ultime occasioni, anche su Facebook alla pagina Rossi Mobili Sale. Rossi Mobili, un grande marchio, diventa storia. Crediamo di aver fatto le cose per bene. L'amaro sfogo del presidente d'Alessandria Calcio, Luca Di Masi, il quale dopo il pareggio di Salò ha suonato la sveglia a tutta la squadra, qualche effetto probabilmente lo ha suscitato. Giocatori più concentrati e pronti a realizzare il sogno della promozione direttamente, come ha affermato il centrocampista Obodo, il quale, facendo alcuni calcoli, ha detto: tutto è ancora in gioco. Sulla strada dei sogni verso la promozione però bisogna fare i conti con i risultati domenica prossima, e mister Luca D'Angelo, che non vuole perdere il treno giusto, ha sottoposto la squadra ad una severa e seria preparazione per affrontare sabato pomeriggio prossimo al Mocagatta l'ostico Como. Bisogna vincere a tutti i costi per arrivare lassù in vetta alla classifica ed iniziare proprio dalla gara con il Como, se tutti, ma proprio tutti, giocatori, società e tifosi, vogliono continuare a sognare. Lo Sport, in collaborazione con Rossi Mobili, un grande marchio diventa storia. Il meteo, in collaborazione con Punto Fuoco di Tortona, azienda leader nella vendita di caldaie e stufe a pellet Montegrappa, autorizzata all'installazione e certificazione delle canne fumarie, con il rilascio del libretto d'impianto diventato obbligatorio. Per domani, giornata discreta sul Piemonte, interessata da correnti nord-occidentali in quota. Tuttavia la presenza di aria più umida nei bassi strati determinerà un po' di nubi in mattinata sulle pianure, ma in generale non associata a fenomeni. Punto Fuoco di Tortona mette a disposizione il proprio ufficio tecnico per fornirvi consulenza e informazioni sulle nuove normative riguardanti caldaie e stufe a pellet. Punto Fuoco è a Tortona sulla circonvallazione, angolo via Pernigotti. La Proloco di Castelletto d'Orba vi invita presso il Palazzetto dello Sport e località Castelvero da venerdì 24 a domenica 26 aprile per la festa delle lasagne, con menù di misto salumi tipici, lasagne al pesto genovese, lasagne bianche e verdi, lasagnette croccanti, porri, specchi e gorgonzola, salamini alla piastra con patatine fritte, roast beef di manzo primavera e per concludere dolci, panna cotta alle fragole, flan cioccolato e cocco, il tutto accompagnato da ottimi vini Barbera, Dolcetto, Cortese e Gavi. Si mangia e si balla al coperto, parco giochi gonfiabili gratuito. Vi aspettiamo numerosi a Castelletto d'Orba.